Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 445esima puntata di Our Truck Simulator 2. Allora, partiamo da dove ci eravamo lasciati ieri, sono esattamente le 3 del pomeriggio. Abbiamo fatto un pochino di pausetta, era tipo un quarto alle 3, cioè le 2 e un quarto, scusate. Ho fatto 45 minuti, sono venute le 3. E abbiamo esattamente 4 ore e 31 di guida. Però noi ne possiamo fare 4 ore e mezzo perché ho fatto 45 minuti. No, seriamente, abbiamo già finito e mi dava tempo rimanente, diciamo, per la guida 4 ore e 31. Però io ne posso fare 4 e 30 perché si possono fare al massimo 4 ore e mezzo di guida. Niente. Casualità. Ora, stiamo continuando ad andare in direzione non Nantes, ma com'era? Lyon. Nantes, dove siamo partiti. Mi piacerebbe poi anche fare un po' il sud della Francia, anche se l'avevamo già fatto quando eravamo andati in Spagna. Sì, in Spagna. Mi piacerebbe anche rifare un po' quelle stradine lì, così. E niente, rimettiamo 90 e riprendiamo a viaggiare tranquillamente, che in questa puntata maciniamo chilometri come se non ci fosse un domani, perché abbiamo tanta bella autostrada, perché non dovremmo avere troppi, vedo un casello là più avanti, ma non dovrebbe interessarci, forse quello là più avanti sì, questo non ci interessa di sicuro, quello più avanti probabilmente sì, no, mi sa di sì. Vabbè, pazienza, ci mettiamo l'anima in pace e lo prenderemo. Però partendo dall'autostrada, partendo a 90 subito così, risparmi. Cioè, tipo la scorsa puntata abbiamo perso, che ne so, 5 minuti solo per caricare, entrare in autostrada, tutto così, cosa. Quindi è quello più che altro. E ora, beh, consumi, stiamo, come stiamo guardando, siamo sui 42 in media, però in questo modo vediamo che non ci alziamo in autostrada sopra i 33. 33, 33, 33, ma siamo in salita ora. Qui ci può anche stare, se no riusciamo a stare anche 29 di minimo. Di sicuro se abbassassi la velocità di non troppo, perché poi rischiamo di andare fuori coppia e di dover scalare marcia così, e appena c'è una salita lui mi scala marcia e forse è peggio ancora. Però se riuscissi a stare magari 87, 85, sui 1050-1100 giri riusciamo ancora a guadagnare qualcosa. Poi ovvio abbiamo, aspetta, fammi spostare il cambio, mi sono andarci piano con lo sterzo perché vedete come falla. Abbiamo tutte queste pari qua sopra che fermano l'aria, abbiamo il parasole, abbiamo la ferma non tenuto. Forse questo colore è molto bello, è molto bello, ma non ci sta tanto bene con le cromature, non le fa risaltare. Sarebbe stato da fare un colore tipo, ora non so bene se è il colore giusto, rosso amaranto, ma comunque un rosso scuro. Secondo me ci sarebbe potuto stare bene. La prossima città che andiamo, voglio, non lo cambierò il colore, però voglio provare a vedere come sarebbe stato. No, aspetta, devo stare qua. Come sarebbe stato con un colore rosso scuro. Mi tira le marce fino a 1550-1600, perché dice questo qui vuole andare. Poi non sfrutta bene tutto il 100% delle marce, cioè sì va bene, perché a volte cambia la marcia, che magari siamo già a 1200-1250 e potrebbe magari stare a 1000, però effettivamente qua siamo in salita, non c'è, non conviene farlo effettivamente, quindi ha ragione lui. Questo è veramente un cambio buono. Mi ricordo che in una delle vecchie versioni aveva, ora non so se è una mod per il cambio o no, non mi ricordo più sinceramente, in una vecchia versione faceva marcia per marcia e questo mi dava alquanto fastidio.
Però adesso non lo fa più. Quindi sono contento. Vedete che anche la comodità di avere il cruise control qua con il downwind speed. Io metto che voglio stare a 70 all'ora con un margine di 5 km/h. Limiti da 75 senza dover cambiare marcia, scalare marcia, toccare nessun pedale, niente di niente, toccando solo il più e il meno. E con questi è ancora più comodo perché vedete là in basso a destra, in sinistra, a sinistra abbiamo il cruise control, guardate che devo aspettare un pezzo dritto. A sinistra abbiamo il cruise control, in mezzo il cruise control attivo per impostare la distanza della macchina e a destra il controllo della discesa per un speed, quello che ho utilizzato diciamo io adesso. E con quel selettore lì diciamo che fa più e meno, però non è tipo, cioè, un tasto un po' più diverso, non è proprio un tasto che lo premi, non premi sul più, hai tipo una levetta che tiri su e giù. È molto comodo da utilizzare secondo me. Ora non posso dirvelo perché non l'ho mai usato, però secondo me è più comodo rispetto al tasto da schiacciare con quello lì e più o meno. Poi ora in questi casi non capisco. Ecco, bravo. Non cambi marcia e nada, bisognerebbe provarlo anche un po' più su, in teoria fa anche della bella luce con tutte queste luci su. Tra l'altro mi sta venendo anche in mente qualche stile per farlo del nord, diciamo nord norvegese, svedese, finlandese, no? In Finlandia non ci vado quasi mai, non c'è niente di che, ecco, la Finlandia secondo me. Ma cosa succede? Ah, un casello. Non carico tutto il casello alla prima. Passo di qua perché in teoria dovrebbe essere. Ora vengo giù davanti. Infatti, come vedete passo senza dovermi fermare. E abbiamo guadagnato tempo. Bar la trovano, si trova già aperta, si fa passare subito. Qui i camion in terza corsia, non si capisce perché. Invece se la devi aprire solo per te ci metto una vita. Cosa facciamo? Io mi sposto di qua allora. Allora di passare, grazie. Siamo in completa accelerazione e a quanto pare questi camion più o meno vanno quanto noi. Questo qua dice di stare in terza corsia, vabbè, è illegale per lui ed è legale, ora secondo la legge italiana, fare quello che sto facendo io è illegale. In Francia non lo so. Si chiama Hogging. Sta occupando senza motivo la terza corsia, che il camion non ci può andare, sono abbastanza convinto di questo anche in Francia, che il camion non possa andare in terza corsia. Frenatene. Ora in teoria lo potrebbe fare perché appunto ci sono solo due corsie. Magari uno fa mezzo chilometro in più, l'altro non ci molla per quel mezzo chilometro, quello lì è 87, non vuole fare 89 in sorpasso, veramente. Preso in salita. E per il momento la salita finisce, quindi voglio togliere anche questo Renault da davanti. Mi sembra fare anche più di 80. Effettivamente fa i 90, quindi spostiamoci. Paura, a fare una cosa del genere, a starci dietro a questa velocità perché è pericoloso, come vedete. Ero già mezzo pronto perché c'erano i cartelli, ho detto questo ora frena perché c'erano i cartelli di lavoro in corso. Diciamo che me lo aspettavo più o meno.
dà fastidio avere così poco spazio. Cioè, mi dite, potrei lasciare più spazio. Dai, passa le macchine. Non vuoi far passare? Sono andato attaccata, così quasi no. Ora ripeto, far 90. È una cosa impossibile questo qua davanti. Va in terza corsia, non si fa gli affari suoi, cioè. Non lo so. Se provi a sorpassarlo si rimette a fare 90. Se metti dietro fa gli 80. Altro che 90, ora sto facendo di 90, io sono 90 e se ne sta andando. Cioè, faremo a sorpassarlo o no? Magari si ha ancora intenzione di spostarsi. Però è italiano, vederlo così. No, Ungheria. Mi sto insultando, mi sembrava italiano. Non è che siamo a 92, lo sorpassiamo qua. In teoria forse arriva a 480, lui ha un 500 della Scania, lui ha un 500, un 480 che non so se siano motori, che genere di motori, se sia un motore Volvo, un motore Renault, un motore di qualche altro genere, perché quelli nuovi montano un motore Volvo. Ma questi qui non so che motore montino. Ora per esempio ci sta di nuovo mollando, si vede pure. Lo sto raggiungendo, però cosa ci vuoi fare? Ci mollo pure io. Sorpassarlo è fuori questione. Intanto rusciamo l'autogrill. Ci sta mollando anche di non poco. Per vederlo bene dovreste più o meno guardare lì. Vedete, ora sta accelerando questi lì. Lo spazio tra la tintina e il camion, più o meno appunto quello si può dire. Okay. Ora usciamo, chiudiamo la puntata. Ora le macchine. Dai. Mi metto sempre nel primo come al solito. Eccoci qua. Bene ragazzi, io direi che per questa puntata di nuovo può essere tutto. Vedete che le cromature non è che risaltino tanto su questo campo. Vi ringrazio tantissimo per la visione, da Dan tutto, ciao a tutti.